si può rivedere, perché eccolo qua. L'intorno, adesso si vede poco, ma l'intorno infuriava, insomma, diciamo, la battaglia, gli scontri, eccetera, ma lui, di fronte a una pizza, ha pensato solo alla pizza. Il mondo intero lo cercava, ma solo noi l'abbiamo trovato. Eccolo qua, Isaac, vieni! Eccolo qua, la pizza! Vai pure lì, vai pure lì. Ma sempre... Ma tu sempre con la pizza giri? Sempre. Ma scusa, ma in mezzo a quella battaglia tu... Cosa pensavo? Morso, gli vuoi dare... Lui gli vuoi dare... Non riesce a resistere. Quando vede una pizza non resiste. Dici un po', com'è possibile che hai pensato alla pizza invece che a scappare? Pensavo solo a mangiare la pizza e basta. Quello che succedeva non era cosa mia. Ah, hai capito. Non mi sembri proprio napoletano, proprio no, doc, no, sono no? Napoletano io, sono colombiano. Colombiano? Colombiano. Colombiano, sì. Quindi se, a volte tu dici, mi è capitato altre volte di stare in mezzo a disordini. Sì. E quindi... Pensavo solo a mangiare la pizza. Pensavo solo alla pizza. È stato uno spot per la pizza mondiale, perché lo so. È stato uno spot, le associazioni pizzaioli sono felicissimi perché in tutto il mondo, di fronte alla pizza napoletana, nessuno pensa più ad altro. Anzi, abbiamo chiamato uno dei più grandi pizzaioli sulla faccia della terra, Gino Sorbillo, vieni! Ciao Gino! Come stai? Benvenuto! Che spot che va fatto, eh! È stato bravissimo! La pizza ci permette questo, sì. Ci isoliamo con i sapori, con il gusto. Sì. Tra l'altro lui lavora in una pizzeria pure. Allora, che è? Io lo so che te la vuoi mangiare, però non lo so se si butta, non lo so. Senti Gino, sì. Tu ci porti anche delle notizie molto importanti proprio sulla pizza. Sì. Vai. Io appunto sono qui appunto da te per chiarire un po' la vicenda delle bruciacchiature della pizza che in questi giorni hanno un po' scatenato pareri contrastanti in rete e sui social. Cioè si diceva che quelle bruciature fossero cancerogene, cioè fossero molto pericolose. Allora, c'è da premettere una cosa, e questa questione per fortuna fu anche sollevata da Report qualche anno fa. Sì, da Report, sì. All'epoca appunto si parlava della farina in eccesso sotto alla pizza. Sì. La cottura appunto attorno al perimetro della pizza, il famoso cornicione, è una cottura normale. Anche quello ovviamente lo si può bruciare se il fornaio non è bravo, okay. o se la pizza viene appunto avvicinata troppo vicina alla fiamma. Però il problema che consiglierei poi a tutti coloro che ci stanno appunto guardando è di controllare quando andate in pizzeria la parte sottostante, perché spesso per un eccesso appunto di farina o di grassi, oli o altro caduti con le pizze precedentemente infornate, si possono carbonizzare sotto. E quello fa male. Quello farebbe male. Sì. Allora attenzione, quello che ci dice Gino, cioè quello che ci dicono gli studi è che quelle bruciature sul cornicione della pizza, ripeto un momento per chiarezza, non sono pericolose. Quella è una maculatura. Maculatura le chiamate, cioè sì, appunto, crea delle macchie più scure. Sì. Ma sotto Gino ci dice: guardate però, prima di mangiare la pizza, guardate sotto, perché se sotto c'è farina, pizza bruciata, non va. E il bravo pizzaiolo è colui che nella stesura della pizza utilizza poca farina. Ah. Perché se ne è tanta appunto di farina utilizzata, quindi non sei tanto bravo, la bruci nel forno. Ah, e ecco. Quella, diciamo, fa male. Quindi deve essere la giusta quantità. Giusto il velo per spianarla, okay. E per, diciamo, tirarla sulla pala. Altra novità riguarda proprio quello che ha in mano il nostro Isaac, cioè i cartoni. Sì. Allora, perché è arrivata questa notizia un po' preoccupante sui cartoni della pizza. Tanti allora, ci mangiano, Marco, io l'ho fatto tante volte. Sì, ma ci sono cartoni e cartoni. Ci sono cartoni che hanno le certificazioni, cartoni che non magari provengono chissà da quale posto del mondo che non l'hanno. Ci sono cartoni che hanno una lamina di acciaio super indicata per gli alimenti. Quindi voglio dire, più di quello, voglio dire igiene massima e mantenimento poi della temperatura stessa. E bisogna un po', come dire... Come si capisce se un cartone è normale? Da quello che c'è dietro, diciamo. Ad esempio questo? Sì, questo qui, allora, ci sono vari simboli che... Sì. Allora, materiale e carta riciclabile. Sì.
riciclata. Si può usare come piatto o no questo? Come piatto sì. Questo sì, sì, questo sì. Questo sì. Poi vedi, può essere, è indicato per gli alimenti, quindi non so se mi stanno appunto inquadrando. Attenzione a questi sì, simboli. Tienilo fermo così. Indicato per gli alimenti, carta riciclata, e biodegradabile e via dicendo. Ok, perfetto. Ok, quindi questa è un'altra cosa molto molto importante. Senti, io qui approfitterei, non so se hai curiosità, hai curiosità per Gino, perché tanti vorrebbero sapere un po' di segreti, no? Ma Gino è lui, Gino. Gino Sorbillo. Ha detto tutto, non si può che ascoltare, quello che sa lui non lo sappiamo, quindi stiamo a sentire non ho portato le con molto interesse. Studio, pure a noi dispiace molto, insomma. Anche la vista tu va. Senti Gino. Se sto in pizzeria, come capisco se una pizza è digeribile? Lo posso capire se è digeribile o meno digeribile? Allora Marco, sembra una risposta banale, però già all'occhio, già guardando una pizza ci si rende conto se è invitante, se è equilibrata. Io la chiamo spesso pizza gentile, che ha una bella faccia. Poi, secondo me, sarebbe utile assaggiare gli ingredienti della nostra pizza per poi assaggiare la fetta, quindi andare a vedere, per dire se c'è l'oliva com'è, se c'è, non so, il salamino com'è, diciamo, e poi mangiare l'intera fetta con 4-5 ingredienti, perché se partiamo dall'intera fetta ci può essere una confusione, possiamo capire poco, un po' di meno, rispetto al fatto di prendere i singoli ingredienti all'inizio, con un po' di diffidenza, e vederne la bontà, e poi mangiare tutto. Molto utile questo consiglio. Senti, Isaac, io terminerei questo spazio con un bel morso a sta pizza. Vai. Oh! Vai. È buona? So, un po' fredda. Il grande Gino Sorbillo. Grazie Isaac. Ciao.